La neve artificiale poi ha una caratteristica rispetto alla neve naturale, è più densa, cioè una neve più compatta. E quindi a primavera ci mette un po' più di tempo poi a fondere e crea una certa serie di problemi ai prati. I miei colleghi della Facoltà di Agraria di Torino stanno proprio studiando la differenza tra la neve artificiale e quella naturale, che cambia le caratteristiche della copertura dell'erba dei pascoli alpini. Un'altra domanda da casa. Come mai a volte le previsioni del tempo sbagliano? Molto interessante anche questa domanda. Le previsioni a volte sbagliano perché sono previsioni, altrimenti si chiamerebbero certezze. Tutte le previsioni sbagliano. Ogni previsione infatti è corredata di una sua percentuale di probabilità di successo. Allora, un conto è dire faccio una previsione con il 10% di probabilità di successo, allora tanto vale non farla, perché il 10% è troppo poco. Infatti sappiamo che se io tiro una moneta e dico testa o croce, ho già il 50% di probabilità di imbroccarne una delle due. Le previsioni attuali meteorologiche hanno il 90% di probabilità di successo. Vuol dire che nel 90% dei casi la previsione è giusta, come la neve che sta cadendo oggi, che è stata perfettamente prevista, 3 giorni fa già, ma ogni tanto c'è qualcosa che sfugge nell'immensità dei calcoli che bisogna fare per tenere sotto controllo l'intera atmosfera del pianeta Terra, perché per fare la previsione anche sul Cuneese bisogna sapere che cosa sta succedendo nell'Oceano Atlantico, ogni tanto sfugge qualche dato e la previsione può allora fallire. In generale però non stiamo parlando di un fallimento più del 10% dei casi. Proviamo a vedere sull'anno che cosa fa. Un anno ha 365 giorni, il 10% vuol dire 36,5. Allora possiamo dire che più o meno su un anno si sbaglia occhio e croce in una trentina di giorni e negli altri 330 si fanno previsioni giuste. È già un bel risultato. Non ci sono altri settori della vita umana e di altre previsioni dove più o meno si possa ottenere tanto di più. Provate a pensare quanti altri tipi di previsioni non si avverano. Quelle dell'economia poi non si avverano mai. A proposito dell'effetto serra, questi gas come si fanno a fermare nell'atmosfera? In che senso? Come si fanno a fermare? Cioè a fermarne la produzione o come? Non possono uscire dall'atmosfera? No, per fortuna nulla esce dall'atmosfera terrestre, altrimenti in breve la Terra perderebbe tutti i suoi elementi. Se i gas atmosferici se ne andassero via, noi saremmo impossibilitati a sopravvivere, non potremmo più respirare perché se ne andrebbe via anche l'ossigeno, se ne andrebbe via l'azoto. Già va via qualche atomo di idrogeno ogni tanto, perché l'idrogeno è molto leggero e nella parte più alta dell'atmosfera, diciamo 100 km sopra di noi, ogni tanto qualche atomo di idrogeno sfugge alla forza di gravità e se ne va via. Per fortuna pochi. Ma se andasse via di più, noi ci troveremmo, non potremmo neanche respirare. Ecco perché tutto rimane lì, nel bene e nel male. Anche tutti i rifiuti, anche tutto l'inquinamento gassoso rimane in atmosfera. Questo è il motivo per cui poi ci sono i problemi di inquinamento nelle città e così via. Al limite il vento può distribuirla, la può diluire, però sempre lì rimane. Altre domande da Venasco? Venasco, ringrazio, è terminato. Bene, grazie a voi. Andiamo a Piasco. Andiamo a Piasco ora. Cosa ci dice Piasco? Ci sono delle domande? Sì. Perché quando fa troppo freddo non nevica? Ho già risposto prima a questa domanda, non sei stata attenta. Ho detto che non è vero che non nevica quando fa troppo freddo. Ho detto che ci vuole l'umidità, l'umidità è la cosa fondamentale perché nevichi. Quindi può nevicare anche quando fa molto freddo, l'importante è che ci siano nubi che arrivano da un mare che le rifornisce. Infatti quando uno va a sciare in alta montagna si troverà certe volte a Cervinia a 3500 metri con la neve che cade a meno 15. C'è altro? Altre domande? Sì, perché nevica solo in certi periodi? Ma
Nevica quando prima di tutto c'è il freddo, cioè in genere d'inverno, e quando ci sono le perturbazioni che portano delle nubi, quindi ogni anno è diverso da un altro. Ci sono anche inverni nei quali il freddo c'è ma non nevica, perché mancano completamente le perturbazioni che possono portare l'umidità. Ci sono anche le nevicate in pieno agosto, basta andare in alta montagna e anche ad agosto nevica. Sui ghiacciai può nevicare anche ad agosto. Ancora da Piasco una domanda? Perché se con l'altitudine diminuisce l'ossigeno? Perché con l'altitudine diminuisce l'ossigeno? Perché? Sì. Perché cambia, perché diminuisce la pressione atmosferica e quindi via via che la pressione atmosferica diminuisce tutti i gas sono più rarefatti. E allora ecco perché chi va a scalare per esempio l'Everest a 8800 metri fa molta fatica a respirare, talvolta si aiuta con le bombole di ossigeno perché le molecole d'aria sono tutte più distanti una dall'altra a causa della minore pressione atmosferica. C'è altro da Piasco? Andiamo a Valdieri. Nevica Valdieri. Sono diminuite con la crisi economica. Non ho sentito. Le emissioni di CO2 sono diminuite con la crisi economica fino a due stati come Cina e India. Mi interessa molto perché vogliono aggiungere il nostro livello di benessere come detto a Copenaghen. Allora, questa domanda è molto interessante perché ci chiede prima di tutto se le emissioni di CO2 sono diminuite a causa della crisi economica. La risposta è sì, un pochino sono diminuite. Questo ci fa vedere che c'è un legame diretto tra i consumi e le emissioni. Ora, la crisi economica non guarda in faccia a nessuno e fa diminuire anche cose che ci servono. Ecco perché è importante farle diminuire pilotate da noi, non dalle crisi. È molto meglio farle diminuire mettendo i pannelli solari sul tetto che non riuscendo magari a mangiare perché mancano i soldi. Se invece la crisi economica ha fatto prendere delle macchine un po' più piccole e che consumano meno, questo alla fine è un bene. Ecco, allora cerchiamo di fare scelte che ci permettono di pilotare le emissioni non attraverso la crisi, che è sempre un cattivo modo per adattarsi. La seconda parte della domanda chiede se Cina e India in qualche modo potranno adattarsi a ridurre le emissioni proprio in questa fase invece nella quale guardano all'Occidente come modello di sviluppo. Anche qui una risposta c'è e la conferenza di Copenaghen è stata affrontata anche se con poco successo per ora perché sono questioni complesse. Se la Cina e l'India iniziano il loro sviluppo partendo subito con le migliori tecnologie, eviteranno di fare gli errori che abbiamo fatto noi 100 anni fa. Oggi si può fare. Se in Cina e in India le nuove case si costruiscono subito ben isolate e mettendo i pannelli solari invece che come le facevamo noi 50 anni fa, partono subito col piede giusto e cominceranno subito a risparmiare energia. Valdieri, altre domande? Maestro Piano, come si può permanere che va a volerlo sapere cosa si forma tra bombe d'aria e i uragani e come mai i canzoni sono sparagliati. Non so se si è sentita. No. Sì, grazie.